Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non Antique 1000 e hanno un carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori Antique 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tech 1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tech 1000 UK LTD e Tech 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar, siamo ritornati dopo una breve pausa di venerdì e sicuramente la situazione sui mercati è stata una nottata molto complicata, soprattutto sul lato petrolio. Do benvenuto a Tony. Ciao Tony, buongiorno. Ci sono un Buongiorno, buongiorno. po' ovviamente di domande sul petrolio. Allora, vediamo un po', vi lascio perché ce ne sono veramente tante. Però, grosso modo, i nostri amici si chiedono se per te questa è un'opportunità adesso per comprare petrolio. Beh, vediamo un po'. Io, lato retail sui clienti, questa notte è stata un po' molto difficile perché ovviamente un'apertura, ne parlavamo prima con Tony, anche appunto in privato, molti trader ovviamente sono andati in margin call, qualcuno addirittura in saldo negativo che però poi verrà compensato dal broker. Questa è una cosa che voglio comunque rassicurare visto che mi avete anche scritto. Comunque in orari notturni non ho ancora risposto a tutti i clienti, però sotto ESMA siete comunque coperti al 100% anche in casi di appunto di saldi negativi. Sono situazioni che io non vorrei mai vedere perché poi stavo guardando anche sul lato retail, anche su tutte le altre valute. Purtroppo i retail sono stati esposti in maniera opposta a quel gap, quindi anche su tutte le altre, comunque altri strumenti, purtroppo ci sono state situazioni complicate. Per chi è andato fuori ESMA, poi dipende dal broker di turno se vi compenserà oppure no il saldo negativo. Però con Tech 1000 siete comunque sicuri che anche qualora foste andati in saldo negativo c'è la compensazione. Tony, per quanto riguarda invece dal punto di vista meramente dell'analisi tecnica, comunque dell'analisi sul petrolio, quali sono le riflessioni che possiamo fare su questo strumento? Qualcuno lo saprà senz'altro, però è giusto capire quello che è successo per poi pensare di poter dire da prendere, non è da prendere, eccetera. Evidentemente il petrolio, diciamo subito, è una commodity non min reverting, cioè non è il VIX, non è un qualche cosa che è destinata necessariamente a ritornare ai valori medi. È una commodity che oggi come oggi vale 30 dollari, ieri valeva 40, 10 giorni fa 50 e un mese fa 60, per cui si è dimezzata. Il valore di questa commodity è deciso dal mercato, per cui c'è domanda e offerta. L'offerta è notevole, perché gli americani sono i maggiori produttori mondiali di petrolio che arrivano a 13, adesso poi lì con il shale oil arrivano a una produzione importantissima. Adesso non mi ricordo se giornaliera, ho paura di dare dei dati precisi, comunque sono i maggiori produttori mondiali. E ovviamente questo dal punto di vista geopolitico magari può dare fastidio a qualcuno, nel senso che la Russia, guarda caso, con Putin aveva interesse, che ha una dinamica di consumi, una dinamica economica molto differente. La Russia è potente, ma dal punto di vista economico, grosso modo, il prodotto interno lordo non è distante da quello dell'Italia, c'è poca differenza. E quindi è un
notevolmente di minore dimensioni, ma di enorme potere, come sappiamo, quello di Putin. E Putin ha fatto lo scherzetto, ufficializzandolo, nel senso che dopo che si è riunito l'OPEC, a quale ufficialmente non aderisce la Russia, ma di fatto poi si accorda anche con i russi, che sono grandissimi produttori, a sorpresa, diciamo, nel weekend, Putin ha detto non ci interessa diminuire, fare il cartello con voi, diminuire le quote del petrolio, anzi, le aumentiamo. E quindi quello che potevano decidere l'OPEC non l'hanno neanche più fatto, perché se al momento non ci sono degli accordi commerciali tra i cartelli e i paesi, vuol dire che se uno rinuncia, l'Arabia Saudita, poniamo, rinuncia a fabbricare, diciamo, a far uscire qualche 100, 1,6 milioni mi sembra era la disputa, 1,6 milioni, 1,7 milioni, 1,5 milioni di barili di petrolio in meno, e questo viene compensato dalla produzione russa. Nella storia, succede che la quota dei russi diventa maggiore a scapito di quella dell'Arabia Saudita o dei paesi collegati. E questo è quello che è successo, e quindi anche l'Arabia Saudita dice: no, io non rinuncio alle mie quote di mercato per regalarle a Putin. E fatto sta che non c'è stato questo accordo per un solo motivo, credo quasi ufficiale, anche se ufficiale non lo sarà mai. Il motivo è quello di cercare di dare una spallata importantissima, importantissima, negativa, ai produttori americani di shale oil, quelli situati principalmente in Texas o negli stati vicini, adesso non mi sono preparato, comunque a fianco al Texas sulla sinistra c'è un altro stato produttore di shale oil, che di fatto con il petrolio già 41, 42, 43 facevano molto fatica. Perché? Perché per avere lo shale oil, che strategicamente è stato importantissimo, che ha portato l'America di Trump al primo posto come produttore mondiale di petrolio, al primo posto, ancora un po' costa. Cioè il processo di fracking, frantumazione dei scisti bituminosi tramite le rocce, è un processo che è stato molto diminuito nel valore, questo processo di frantumazione, però cercavo ieri di avere delle notizie, il minimo che si riesce a ricavare, c'è una zona del centro del Texas che si chiama Prisman, ecco lì si riesce a fare a 25 dollari, però il valore medio è sui 40 dollari. 40 dollari, il valore medio di costo di estrazione. Ovviamente bisogna vedere il valore medio. Ci sono per cui delle compagnie americane finanziate con le obbligazioni che sono andate a ruba, perché qualsiasi cosa renda con il quantitative easing viene comperata, società che ovviamente hanno costi. Se la media è 40 e c'è chi produce a 24, 45, 47, 40, 50, e Putin ha visto questa opportunità di guerra commerciale, però lecita, di schiantare parecchie società americane incentivate gli anni precedenti da Trump e dal governo americano anche a rimanere sul mercato e a produrre shale oil. E evidentemente, se riescono a portarlo a 29, queste società devono chiudere assolutamente la produzione di petrolio, fallendo addirittura, perché dal punto di vista anche tecnico, commerciale, erano già società che ugualmente non hanno mai avuto grossi utili, erano sempre perché l'anno scorso col petrolio era 60, 55, 60. Per cui voi capite che queste società erano sempre con dei margini risicatissimi e non ricche. E quindi c'è questa opportunità
colta da Putin di far fallire molte compagnie texane di shale oil in modo da indebolire dal punto di vista geopolitico l'America, almeno per quello che riguarda il discorso del petrolio, a vantaggio ovviamente degli altri paesi produttori, quali la Russia e evidentemente a lungo periodo anche gli altri paesi dell'OPEC, la Norvegia mi sembra, e anche Canada. E questa è la situazione. Capito questo? Capito questo? Evidentemente, nel lungo periodo, una volta che falliranno queste società, che può essere, però ci può voler un mese, 2 mesi, 3 mesi, poi magari arriva Trump che le aiuta con soldi facili. Cioè, una volta che si tolgono dalle scatole queste società, a quel punto fallite, perché lì non puoi rimanere chiusa, non produrre più di tanto, ci sono delle logiche importantissime. A quel punto restringerebbero di nuovo la produzione e questo è il piano. E questo è il piano. Da qui a capire le dinamiche dei prezzi, però ovviamente ce ne passa tantissimo. Questo è il cappello introduttivo. E quindi è conveniente, se uno ha una pazienza e se lo mette come asset di portafoglio, teniamo conto che il petrolio, anche dal punto di vista CFD, future regolari, è un qualche cosa che costa a mantenerlo, perché anche i future di scadenza successiva, come quelli di giugno, luglio, maggio, incorporano il costo di stoccaggio, ad esempio. Incorporano il costo presumibile che il future possa aumentare di prezzo. Insomma, il mercato non è stupidissimo. Quindi non è che uno si compra una roba a 29 e se la tiene tutta la vita. Paga, si dice, uno swap, un quid giornaliero, e me lo confermerà Giuseppe, per la detenzione di questo petrolio e eventualmente il rollaggio mese dopo mese in base ai valori di mercato. E questo è un po' un qualche cosa da dire, cioè non è mai purtroppo in finanza semplice, come io sento dei discorsi su VIX da mettersi le mani sui capelli, anche il VIX non è che uno dice altissimo, VIX lo vendo, aspetto il mese, poi torna alla media e fai i soldi, no, te dovresti vendere il future già sconta i valori di mercato e quanto possa poi scendere o salire, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il discorso è un pochettino più complesso. Comunque, a linee generali, penso di averlo spiegato, Giuseppe. Assolutamente, Tony, ho mostrato anche i costi di swap sul WTI che poi potete vedere dalla piattaforma. Io direi, vediamo un po' come apre adesso il nostro indice. Ho delle cose tecniche da dire perché vedo, anticipo eventuali domande per chi è tecnico. Allora, io ieri provavo a inserire degli ordini sul Nasdaq e non ci riuscivo. Dicevo, sarà la mia piattaforma. Allora, andando per tentativi, riuscivo a metterli in acquisto sopra gli 8.093 punti e non riuscivo a metterli sotto gli 8.093 punti. Sono andato a letto senza fare niente e ho trovato proprio, guarda caso, il minimo a 8.093 punti. È tutto fermo. Cosa è successo? Tutto fermo fino a un certo punto. C'è un regolamento nella borsa americana che vale per gli indici maggiori, perché lo stesso discorso si è visto anche per lo Standard & Poor's e Dow Jones, che dice che i future possono essere negoziati in continua fino al meno 5. Per cui se uno vuole venderli, può arrivare a venderli fino a 8, ad esempio, faccio l'esempio del Nasdaq 100, fino a 8.093,25, lo Standard & Poor's lo può vendere fino a 2.819. Se vuoi venderla di più, non ce la fai perché così è il regolamento. Chi la vuole comprare, ovviamente, si adegua e lo paga a meno 5% fisso. A 2.819 o a 8.093,25
il Nasdaq. Quindi si mette in coda. Ovviamente in vendita ce ne sono tantissimi, vedo 6.000 contratti nel mercato americano di S&P e 1.083 nel mercato del Nasdaq, che così tanti saranno anche sul Dow Jones, e quindi c'è sta regola. Immagino, senza di esperienza, che Tickmill con i CFD si adegui a questa valutazione e di fatto il mercato sembra chiuso, ma è aperto, perché se io adesso volessi comprarmi, ma posso solo comprare un future, lo pago 2008-19 l'S&P e 8093-25 il Nasdaq. E questo va detto perché è importante. Esatto, Tony, e infatti la quotazione adesso è 8093,80 con CFD di Tickmill. Vediamo se c'era già la domanda di qualcuno. No, però hai fatto benissimo a spiegarlo. Tony, ti chiedono, allora, vediamo un po'. Un caro saluto a Tony, speriamo che le aperture degli indici come stamattina siano presto solo un esempio, ricordo per la didattica. E poi, allora Vincenzo, ci aspettiamo una chiusura degli indici fra qualche, dei gap fra qualche giorno. Vincenzo ti chiede se ti aspetti una chiusura dei gap sugli indici fra qualche giorno. C'erano altri gap, poi sono rimasti aperti, purtroppo, oppure non lo so, non me lo ricordo. Beh, allora, innanzitutto diciamo, riassumiamo la situazione. Allora, l'indice italiano, FTSE MIB, non ha scambiato. Noi sappiamo che con le nuove orari l'indice italiano scambia il future già dalle 8:00 in maniera ufficiale. E le azioni scambiano alle 9:00 a partire dalle 9. Io qui non ho visto ancora uno scambio. Quindi ci sono delle preaperture teoriche che hanno un significato modestissimo. È brava a leggere solo quelli di Sky e del Canale 5 che sono lì da 20 anni e continuano a dire le preaperture si sbagliano con i più si sbagliano. Ecco, quelli le guardano, però consiglio. Non in queste giornate qui hanno un valore estremamente modesto perché poi ci sono degli ordini pesantissimi messi in vendita, al meglio il mercato non è capace ad assorbirle. Io vedo ad esempio un clamoroso Eni che aprirebbe addirittura a 7,60 euro, meno 25%. Mi auguro veramente che sia un qualche cosa di fittizio, probabilmente aprirà meno 8, meno 10 a un valore di circa 8,80 euro, 9 euro. Non credo arrivi a questa quotazione. E quindi non c'è nessun tipo di scambio in Italia. Credo che non ci sia. Ecco, no, ha aperto il DAX. Invece nel DAX tedesco ci sono degli scambi. Ci sono degli scambi perché in questo momento, proprio mentre sto parlando, vedo che batte l'indice, un trucchetto per capire se ci sono scambi o no, è vedere se l'indice si aggiorna. Non parlo di future, ma l'indice. L'indice poi ovviamente dà vita al suo derivato, cioè il future, e quindi quando l'indice è aperto vuol dire che scambiano anche i titoli sottostanti. L'indice Xetra DAX adesso perde l'8%, 7,9, si pone a 10.630 punti. Il future è molto simile, costa un pelino di meno per l'effetto dei tassi negativi in breve periodo, quindi il cash vale meno perché è penalizzato dalla BCE e quindi non essendo liquidità ha un valore inferiore e in questo momento abbiamo 10,640, però ho visto anche 10,4 addirittura, sì, stamattina ho visto 10,428. Questo meno 8%, un ragionamento così impariamo, si riflette sicuramente anche sull'Italia, più qualcosina perché l'Italia è messa ancora peggio e adesso c'è un teorico meno 10% di apertura del future ufficiale italiano a 18,755. Io chiedo a Giuseppe, perché lui ha il polso, se a Tickmill scambia l'Italia il suo future. Direi di no. No, fermo, È fermo fermo. perché Sì,
Ovviamente non potete replicare qualcosa di fermo. No, infatti il DAX adesso si è mosso. Devo fare una rettifica sul commento di Vincenzo, non intendeva le chiusure dei gap, scusami Vincenzo, ma la chiusura delle borse. E poi c'è un'altra domanda in merito a questo, se tu sei d'accordo su un'eventuale chiusura delle borse, vista la situazione. Allora, io ne parlavo ieri con qualcuno. Allora, la chiusura assoluta che oggi proprio era impossibile fare qualsiasi tipo di negoziazione, non la ritengo corretta, perché è chiaro che se uno ha le posizioni longa, si spera sempre, dice chiudiamo tutto, poi prima o poi si riapre, magari si riapre in maniera positiva. Però questo ragionamento, come l'abbiamo fatto oggi, l'avremmo potuto fare anche la settimana scorsa, qualche altro giorno, o 2 lunedì fa, dove la borsa italiana perse il 5,4, quando venne fuori tutto il casino dell'Italia. E chi ha intenzione di liquidare delle posizioni perché ha paura deve avere il diritto di poter liquidare delle posizioni, come chi ha giocato short deve avere il diritto di poter chiudere le sue operazioni. E poi c'è anche il discorso delle opzioni, che è il gioco più importante che esiste, almeno in America, e ci sono dei contratti che prevedono necessariamente dei settlement, cioè dei valori temporali di chiusura, e poi dove regolare, compensare guadagni e perdite e posizioni. Detto questo, si potrebbe effettivamente limitare, come è già successo qualche volta, più che la chiusura, limitare la continua, che a questo punto potrebbe avere anche poco senso. E potrebbe anche danneggiare ulteriormente i risparmiatori, e concentrare il tutto con delle aste di chiusura ufficializzandole o con una trattazione di quello che è possibile, limitata magari a un'ora, mezz'ora, 20 minuti. Forse questa può essere un'idea. Bloccare completamente le negoziazioni, per me, evidentemente è una speranza, no? C'è Della Valle, sentivo che diceva così, Tamburi, però sai, Della Valle è uno che è miliardario, è uno che ha sempre parlato in maniera un po' demagogica, populista, queste cose, a lui piace, piacere a dire queste boutade, lui che dovrebbe essere un capitano d'industria che ha messo in borsa la sua Tod, e quindi ha guadagnato tantissimo dai mercati finanziari e dalla speculazione, perché è la speculazione che consente questo gioco, cioè chi è che fornisce liquidità, come sono io, come molti di voi che mi ascoltate, noi siamo speculatori, ci mettiamo lì e creiamo liquidità su tutti gli asset, mettendosi a comprare, a vendere, mettendosi sui book a vantaggio del capitalismo. E quindi, quando uno dice gli speculatori, deve, se è un capitano d'industria quotato, deve ringraziare il fatto che c'è Tony, 100.000 persone come Tony, che con la passione si mettono lì sul book a cercare di aggiustare i prezzi, perdendo spesso e volentieri. E lo stesso discorso anche di Tamburi, sentivo Tamburi, proponiamo, sono cose che piacciono a chi è long e giustamente spera. Giustamente, spera che chiudendo tutto si possa migliorare, riaprendo dopo avere maggiore consapevolezza delle cose come stanno, e quindi magari un recupero senza sofferenza. La cosa non è vero. La cosa non è vera, perché se avessero chiuso una settimana fa le borse, uno diceva: ma che cacchio dici? Io vendevo a 21.000, che sembrava una pazzia, vendevo a 22.000, che sembrava una pazzia. Voi che siete in tanti qui, chi ha seguito tutte le lezioni si ricorderà, non mi piace dirla, ve l'ho detto, infatti qui promisi, quando crollerà tutto dirò, no, non dirò mai l'avevo detto, e quindi non lo dico, ma evidentemente quello che voglio dire è che i prezzi adesso, oggi, hanno preso una bella bombardata.
Ma io mi ricordo nel Natale del 2018 che ero a Napoli e vidi bucare 18.000, per cui ho memoria netta, fece 17, 9, 10 il FIB. Non parliamo del Nasdaq, che adesso è quota 8.093, e quando a luglio arrivò a 8.000 mi sembravano dei folli gli americanoni. Quindi ci sono dei prezzi che tutto sommato rappresentano storicamente dei prezzi quasi normali, e quindi bloccare anche eventuali vendite di posizioni a questi livelli è un po' assurdo. Quindi io sarei contrario a una negoziazione di 9-10 ore che non serve a niente, effettivamente siamo tutti sconfortati, poi si perde, cioè tu siete lì, ti saccano anche a shortare, ti saccano. Pensate che il DAX stamattina l'ho vista 10,4, adesso è andata a 10,7. Se uno ne molla uno, magari grosso, perde già 8.000 euro anche a shortare, si perde. Ho visto le preaperture del FIB, 19,8, 19,7, 18,7. E riuscire magari a liquidare e a fare delle aste o tenere la borsa aperta per un periodo molto molto limitato. Però devi dare la possibilità a tutti, oppure fare una regola di poter chiudere le posizioni, rialzisti o ribassisti che siano, e consentire settlement delle opzioni, perché d'altronde chi ha operato al ribasso o al rialzo deve avere la giustizia di poter regolamentare le opzioni in base alle sue scelte. E io lo dico perché purtroppo questa volta il coronavirus, ripeto, sarò pesante, ma io ho fatto un articolo il 26 gennaio sulla mia bacheca pubblicata da Trader Link, Fonto e le altre riviste, dove ammonivo che questo coronavirus era un problema indeterminabile, indefinibile, molto pericoloso. Poi la settimana dopo è cresciuta e ho subito gli sberleffi di persone meno esperte. Ma sicuramente adesso si vergognano, sono ancora lì oppure avranno cancellato, ma conosce che la liquidità e tutti questi discorsi di trend, che chi li ha visti di tutti i colori sa che prima o poi c'è l'insacco. E quante volte anche abbiamo detto: non fatevi insaccare, questo è il momento che vi insaccano. Eravamo a 24.005, 24,5, che dicevo per due o tre puntate: attenzione, non state come posizionate, che questo è il momento che vi insaccano. Chiaro, uno insaccato a 24,5 soffre molto. Parliamo di indice, ma va bene se aveva l'ENI, l'Intesa San Paolo, l'ENI, qualsiasi titolo. Uno che viene insaccato venerdì ha tutte le possibilità per me di poter recuperare. Qui parliamo in maniera buona, perché una cosa è 20 e 5, una cosa è 25. È evidente che qui siamo a 18, 7, 60, e secondo me adesso, quando ci sarà la borsa, mi dà l'impressione che siano prezzi che prima o poi, se non subito, siano possibili da rivedere più ampi. Perché il problema poi è economico. Lasciamo perdere il virus, i morti, la disdetta, ma il problema, parliamo cinicamente: ai morti dispiace tutti, io stesso, i bambini, ho la famiglia, ci dispiace. È inutile fare gli ipocriti, quei discorsi lì io non li faccio, sono un trader. Per cui, premesso che il dolore del momento è comune a me, come a tutte le persone, parliamo cinicamente di mercati. Altrimenti non si finisce più di farsi vedere bravi, ci pensa dalla valle, della valle, io no. Evidentemente questo problema è di natura economico, netto, evidentissimo, e avremo dei PIL ampiamente negativi. Ma tecnicamente è una negatività contingente. È una negatività non strutturale, e siccome io sono alla fine, anche se mi avete sentito 8-9 mesi che ero sostanzialmente sempre ribassista, io sono speranzioso che una botta del genere all'Italia possa procurare una sorta di catarsi,
di purificazione nei costumi, nell'atteggiamento dei nostri politici, nell'atteggiamento della burocrazia, dell'atteggiamento che abbiamo uno verso l'altro, sono una serie di atteggiamenti di ricostruzione che possa dare vita a una ripresa ancora più importante di quella che se non ci fosse stato il coronavirus. Per cui stile l'Italia è capace, stile anni 60, dove l'Italia, che c'era il Veneto, che era un posto di contadini poveri, la Romagna, che era un posto di contadini poveri, Bologna già era una bella città, anche Milano era una bella città, però c'era quattro, il Veneto veramente, io quando ero piccolo il Veneto era spaventoso, io me lo ricordo, Veneto negli anni 60, primi anni 60, e questi paesi, io faccio riferimento a quello che proprio ho visto, tutti i paesi, ma specialmente Veneto e Romagna, hanno avuto una capacità imprenditoriale di espansione fino a diventare delle potenze. E perché venivano appunto da una voglia di riscossa dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Per cui paradossalmente potremmo riprenderci in maniera più vigorosa, senza tutte quelle beghe, quelle corruzioni, quei litigi, eccetera, e potremmo avere anche nel medio periodo addirittura un vantaggio. Pensate che discorso filosofico. E perché strutturalmente. Io la chiamo debacle di carattere contingente, cioè noi avremo primo, secondo trimestre dei PIL osceni, ma è molto facile prevedere nel terzo trimestre, nel quarto trimestre, all'inizio del 2021, una ripresa quasi integrale dei livelli precedenti a questo coronavirus, ma poi andando avanti addirittura migliori. E quindi un investimento o un tentativo a questi valori qui, secondo me, come ero convinto che da 25.000 saremmo crollati, adesso all'opposto, siccome alla fine in borsa voi sentite i trader, tutti il trend, tutte quelle menate lì, ma alla fine il vecchio detto compra basso e vendi alto è il migliore di tutti, è il migliore di tutti. E secondo me, ovviamente, a questi prezzi qui il rischio è modesto. Dov'è il rischio? Nei margini, nella gestione della size, nel fatto che ti chiama il broker o ti chiama la banca e ti fa chiudere le posizioni perché hai rotto, non hai più modo di coprire, cioè l'effetto leva che è devastante. Ecco perché c'è quel ritornello delle persone più. Mi sembra stupido, delle persone un po' più esperte, che dire, mi raccomando, size basse. Perché se uno si è giocato 1.000 euro, poniamo 100 euro, e ha un mini FIB, per carità, e ce l'ha 20.006, per carità, ma non perde 2.000 euro, sarà doloratissimo, ma ha tutta la possibilità di rientrare. Se uno invece aveva due fibboni e ne perde 10.000, e purtroppo, anche se rivede salire tu, io ho parlato, ho fatto una sorta di outing. Anche io ho gestito delle size troppo grosse, enormi, perché avevo dei contratti pieni di Nasdaq. Alla fine, nel crollo, mi è rimasto poco, pur avendo previsto esattamente come andava, con un timing magari non corretto. Ma la dinamica che ritornasse a 8.000 al Nasdaq, ne ero straconvinto, l'ho detto miliardi di volte, mia, eccetera, lì. Avevo gonfiato talmente lo short che quando a un certo punto a uno, due, abbiamo parlato alla penultima puntata, sembra, a 2 giorni dalla fine, uno, due, tre li ho dovuti chiudere per forza perché avevo il margine negativo e quando comincia a chiudere poi ne ho ottenuto uno baluardo di tutto, ma ho recuperato un 30 o 40%. Per cui mi hanno insaccato anche a me perché ho sbagliato la size e il money management, ma chi i veri maestri, qui non, i veri maestri, non state, io quelli che dicono fammi vedere l'equity line, fammi vedere l'equity, sono stronzate,
Sono stronzate. Prima perché, vabbè, nel caso mio io mi espongo continuamente, ho fatto le gare, l'ITK, la Trading League, ogni live che viene fuori sono lì e sono l'unico che fa vedere i risultati, il PL, il progress, non c'ho problema, non me ne frega niente. E a volte mi imbarazzo a fare vedere quello che guadagno, tra i due preferisco fare vedere quello che perde, ma è molto più educativo e più bravo un trader che perda e ammetta le perdite piuttosto di quello sempre perfetto che è il trucchetto che non ti insegna un cazzo, perché se voi vedete questo tipo di atteggiamento che ho è perché proprio dagli errori che continuo a fare a 57 anni che vi insegno veramente come dobbiamo gestire. Quando io dico, io non parlo per stereotipi, la size deve essere, dico sempre, proviamoci con la size bassa, perché alla fine quello è il trucco per uscire fuori da queste ecatombe. Da queste ecatombe. Ho anche un mio amico, due miei amici che shortavano, shortavano e ci hanno beccato tutti negli ultime ore, negli ultimi giorni, esterrefatti. Io sapete quando sono crollato? Io sono crollato quando in pieno coronavirus, in pieno disastro, che io sono sempre, e già si parlava di questo disastro, un giorno ci fu Apple che disse, fece un warning, un profit warning ufficiale, Apple perché aveva difficoltà nell'approvvigionamento in Cina e quindi avrebbe fatto un trimestre di merda, e i future furono meno 2, meno 3. Il pomeriggio apre il Nasdaq e questo meno 2 fu trasformato in più 1, e il giorno dopo aprì ancora più 1, si arrivò proprio a 8 e 7, a 9 e 7, a quel punto anche io mi hanno strappato il cuore, ho chiuso, vi dico qui. Vedete come succede? Ma questo ve lo può raccontare uno che soffre, ha sofferto, soffrirà. Uno perfettino a cui va sempre bene tutto, secondo me, o non è vero, o quanto fosse vero, io ho un mio amico veramente bravo che fa solo arbitraggi, ma non si capisce un cazzo quando parla, non si capisce, non ti insegna niente, perché ah, vabbè, fuoco e tartaglia. Non si capisce. Ecco, per cui uno se indovina sempre o non si capisce quello che fa o non ti insegna niente perché non ha le esperienze negative e dagli errori che si impara. Ecco. Oppure ci sono anche la gran parte delle persone che sono dei millantatori seriali, ma si intuiscono, io non faccio mai nomi, ma si intuiscono che vincono sempre perché evidentemente sperano di avere qualche abbonamento, qualche cosa del genere. Ecco, ho anche altre lezioni qui. Questa è la migliore lezione, una delle migliori lezioni, per questo sei il mio favorito, Tony. Grazie. Allora, ci sono tante domande, è difficile rispondere a tutte, vediamo se riesco a. Luigi ti chiede: non pensi che in questa situazione la BCE avrebbe dovuto intervenire in una situazione così? Poi Roberto ti chiede, visto che comunque parliamo di BCE, una view su euro-dollaro, lui è ribassista, però non so in che ottica, se intraday o sul lungo periodo, e ti chiede se secondo te può essere, questi sono buoni prezzi per shortare euro-dollaro. Allora, la BCE poteva intervenire prima, sono spuntate. Chi ha fatto questa domanda? Io ho fatto un post con un titolo un po' bizzarro, ma non fermatevi al titolo. Io ho scritto una ventina di righe dove c'è tutto. Ogni riga è un condensato. Io a fare quel post lì ci metto 11 ore, 12 ore, poi lo vedete in 20 righe. Perché c'è tutto, è un condensato di fatica, di esperienze e di sudore nel mio post, che si chiama Andrà tutto bene, il post si chiama Andrà tutto bene, aspetta che lo sto andando a vedere, è sulla mia bacheca, adesso verrà, andrà tutto bene alla fine, e se non andrà bene non sarà la fine. È un po' ambiguo, un po' strano, ma è una frase molto significativa del momento, perché vuole dire insomma un po' tutto, però alla fine questo virus viene debellato. E se finché non va bene vuol dire che non è la fine, perché alla fine sarà debellato, oppure insomma, pensatelo come vuoi. In questo io scrivo
che le banche centrali, c'è una righetta appena, però hanno abusato storicamente per motivi elettorali, per motivi di voler sempre avere il PIL positivo, mi riferisco in particolar modo alla Fed, ma anche alla BCE, hanno abusato delle loro politiche monetarie per battere i record storici, hanno abusato per sostenere l'economia che ne aveva bisogno e oggi ulteriori interventi verrebbero snobbati dai mercati. Prova ne è che 10 giorni fa, o la settimana scorsa, la Fed ha abbassato i tassi e abbiamo avuto un sussulto che è durato 2 ore, durato il giorno dopo, ma adesso siamo a livelli ancora più bassi. La BCE che ha finito le cartucce perché abbiamo tassi zero e tasso negativo meno 0,5 sul deposito, può fare qualche cosa, ma se va a fare un qualche cosa in questo contesto, si brucia oltre che la credibilità anche quelle pochissime cose che può fare. Di conseguenza, e qui Giuseppe me ne darà atto perché è un ritornello che ripeto da 7-8 mesi, euro-dollaro, ritornello di Tony, metto, credo di averlo detto 140 volte, 141 con questa. Ah, la BCE come armi di quantitative easing è spuntata perché ha tassi zero e tassi negativi dei depositi, fa già un QE da 20 miliardi, potrebbe aumentare a 40, ma è spuntata. La Fed invece che si trovava a 1,50-1,75 con i tassi e con un QE che non è ufficializzato perché è solo sul breve termine gli acquisti che fa la Fed. La Fed ha una serie di armi ancora importanti perché può fare addirittura 7 ribassi di tassi, anche se uno l'ha fatto doppio. Può fare un quantitative easing, non è l'Europa, non è l'Europa, perché una cosa è mettere d'accordo Germania, Austria, Italia, Olanda, Spagna, Regno Unito se n'è andato. È una cosa la Fed che fanno quello che gli pare. Quindi ha un sistema di svilimento della propria moneta, che è l'obiettivo di Trump, è l'obiettivo di chi vuole rilanciare l'economia, enorme. Quindi il mercato ha capito il ragionamento di Tony e, come ho sempre detto, area 1,16, area 17 è il fair value, cioè il valore, grosso modo, delle due monete in assenza di differenziali di tassi. Quindi io sono contrario a questo short. Perfetto, Tony. Allora il tempo a nostra disposizione è scaduto. Comunque do atto a Roberto, lui ha scritto lo short su euro-dollaro, però intendeva in intraday, quindi poi ho letto anche in Ecco, intraday. hai fatto bene a dirlo. Io non prendetevela perché io ho questa caratteristica. Sembro cattivo, no, magari non lo sembro, però a volte vado in contraddizione, me ne frego, cioè io dico quello che penso, però io quando faccio i ragionamenti sono sempre a livello strategico, sono sempre a livello che alla lunga per ora credo di avere sempre ragione. Guardate la battaglia che ho fatta proprio su questi canali a partire da giugno con Giuseppe Ciericola sulle banche italiane. Poi mi hanno preso per il culo, però le banche, le banche, le banche, le banche, le banche, le banche sono nello debote. E alla fine quei valori che do spesso su loro, quante volte ho parlato bene del loro, quante volte sul petrolio mi avete sempre visto male, l'ultima volta l'ho sbagliato perché ha detto a 40 siamo arrivati, però valla a sapere che Putin, per carità, sul petrolio ho sempre detto short, sull'oro, sulle banche, cioè, ecco. Adesso ovviamente i prezzi cambiano, cambiano le mentalità. Se poi Luigi mi dice infraday è tutto un altro discorso, ma in questo momento non sono in grado di guardarci, ecco, può darsi che ci sia un eccesso, però insomma non buttiamoci a fare i retail che conosce Giuseppe, insegna benissimo. Giuseppe fa un lavoro col COT report miracoloso, perché con dei dati oggettivi vi insegna che i retail sostanzialmente sono sempre dalla parte sbagliata. E io non so niente dei dati, però sarei quasi convinto che i retail siano stati tutti long o quasi tutti long sul petrolio, sempre dalla parte sbagliata. Non so per quale motivo del meccanismo mentale. Io pure, se mi metto a fare una cosa con poca concentrazione, sono dalla parte sbagliata.
quindi non andatevi a insaccare con euro-dollaro perché il mercato sta andando a fare quei ragionamenti che onestamente io facevo già troppo in anticipo. A me sbaglio il timing, io ci arrivo troppi mesi prima a certe cose, però alla fine la pallina va dove deve andare perché i mercati non regalano niente, con gli algoritmi, con dei metodi strani ti fregano e fregano anche me perché ti portano sul Nasdaq a 9.700 in pieno coronavirus e in piena crisi delle società che cominciano a dire oh qui non ce la facciamo, sono bravissimi, ti strappano il cuore e quindi tutto sommato diciamo così. Siamo qui. Perfetto, Tony, tanto comunque abbiamo finito. Io vi do appuntamento al 20 di marzo. Mi scuso se non sono riuscito comunque a rispondere a tutte le domande. Poi comunque avete sempre i riferimenti anche in privato di Tony, se volete comunque scrivere sulla sua pagheca. Tony è gentilissimo, ho visto che risponde sempre a tutti quando può, quindi se poi avete domande particolari fatele a lui, perché vedevo anche domande sull'azionario o altre cose, però purtroppo non riusciamo nei tempi, tre quarti d'ora volano, ne sono consapevole. Però il prossimo appuntamento è il 20 marzo, che è un venerdì, quindi alle 16. Grazie a tutti e mi raccomando, sempre con Sykes Basse, come ha detto Tony, in questi particolari momenti storici dei mercati. Buona settimana a tutti. Ciao Ciao. Tony, grazie per sempre. Ciao.